Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il tema, diciamo così, dei contributi dati alle giovani coppie per l'acquisto delle case deve essere rinnovato, rinforzato. L'EPORE, voi mi avete detto, dice proviamo ad aiutare attraverso il ruolo dei comuni, del pubblico, anche diciamo il sostegno agli affitti. Benissimo, questa è un'altra soluzione. Io non credo però che aggredendo il principio della libertà di proprietà privata si ottengano dei risultati e si dia un segnale giusto nei confronti del paese. Da questo punto di vista sono d'accordo con alcune questioni che diceva il vice direttore del giornale. Angela Zaro scuoteva in modo vibrante il capo. Polemizzo volentieri, ma non su questo. Paita, su questo non polemizzeremo mai. A Zaro. No, io dico che è un falso problema, non è quello, non è che stanno andando a portare via le case ai privati, si dice semplicemente che a fronte di tutte queste case che non sono affittate si cerca in tutti i modi di spingere anche i proprietari verso l'affitto della casa, perché cioè quelle case esistono, allora va bene, ma vogliamo trasformare le caserme in case. Io sono d'accordissimo, anche perché sono pacifista, antimilitarista, soprattutto anche in perché questo. Sono già abbandonate, sono le già caserne, abbandonate, quindi lo vabbè, lo vogliamo, ma mentre si fa questo vogliamo trovare delle soluzioni che siano davvero realistiche. Allora dire appunto creare delle agenzie che accompagnino i proprietari verso l'affitto e siano garanti, dare dei contributi che invece sono stati appena cancellati, puntare sul diritto davvero allo studio e quindi potenziare tutte le possibilità che ci sono anche all'interno delle università per avere degli alloggi. Questo bisogna fare. Quindi adesso non stiamo a discutere proprietà privata sì, proprietà privata no, perché stiamo spostando assolutamente il discorso. Il discorso qui è diritto allo studio sì o no. Vogliamo crederci in questo diritto allo studio? Pensiamo che il diritto allo studio non sia solo un diritto individuale, ma anche un diritto della collettività. Perché senza diritto allo studio si impoverisce tutta la società. Perché stiamo parlando di case che sarebbero a scopo residenziale, no? E se certo. Il pubblico si mette in mezzo per dire guarda che tu quelle case le devi affittare alle persone che ci vanno a vivere, sovietica. Che siano famiglie, che siano studenti. Si chiama Unione Sovietica, mi fa paura, perdo i capelli veramente, si chiama Unione Sovietica. Cioè il pubblico quindi deve ovviamente dire, tu saresti anche contrario a norme, la città di Venezia al momento è l'unica che ha lo strumento normativo per poterlo fare e ancora non lo ha fatto, che vadano a limitare l'altro grande concorrente sul mercato degli affitti, cioè Airbnb. L'uso turistico. Esatto, perché l'uso turistico è un altro tema. L'uso turistico è un altro tema. Un conto è limitare l'uso turistico. Un conto è imporre a una persona, spingere, non so come ha detto la vice direttrice, agevolare una persona, mi spaventa come verbo, ad affittare una casa. Lì c'è in ballo la proprietà privata. Ma il tema della proprietà privata non l'abbiamo tirato fuori né io né l'onorevole Paita, l'ha tirato fuori l'onorevole Schlein. È tutto qui.